Un nuovo bando per l'affidamento del servizio pulizie è stato pubblicato dal comune di Nocera Inferiore. Dopo anni di tira e molla, soprattutto per quanto riguarda il pagamento degli operai, l'amministrazione si appresta a dare nuovo corso al settore. Il possibile avvicendamento tra le cooperative fa ben sperare gli addetti alle pulizie, continuamente alle prese con stipendi arretrati o incompleti. I lavoratori hanno sempre sperato in un cambio di rotta, possibile solamente con una nuova gestione. L'importo complessivo dell'appalto, che avrà durata triennale, è di 750.167 euro. I lavori saranno svolti presso la sede del Comune in Piazza Diaz, presso i locali della Biblioteca Comunale, in via Libroia, presso l'ufficio Tributi di Piazza Queritore, il centro di quartiere di Via Loria e presso il deposito di Viale San Francesco, nonché negli uffici la sala autoptica e la chiesa del cimitero di via Petrarca. Tra i servizi da svolgere c'è la pulizia quotidiana di uffici e bagni fino al lavaggio semestrale dei punti luce. Al momento sono 18 le persone impiegate nel servizio pulizie, tutte con orari incredibilmente bassi. Si va da 12 ore e mezza settimanali ad appena 7 ore e mezza. La nuova azienda dovrà tenere conto anche delle aspettative dei lavoratori, i quali auspicano un miglioramento del loro trattamento economico. Le candidature possono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 24 aprile all'ufficio protocollo del Comune di Nocera Inferiore.